Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Primo Piano, il nostro approfondimento settimanale del lunedì. Ripartiamo questo 23 di agosto dopo l'unica settimana di sosta che mi auguro ci vogliate abbonare, visto che si trattava del giorno dopo Ferragosto. Siamo di nuovo in diretta già da questo lunedì per affrontare i tanti temi legati all'attualità politica e non solo che riguardano la Toscana. Ripartiamo con Marco Niccolai, consigliere regionale del Partito Democratico, in studio con noi. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio. Tra poco con noi ci sarà anche Jacopo Celai di Fratelli d'Italia. Sono già collegati con noi da Firenze la nostra Patrizia Menghini assieme al direttore dell'ANCI Toscana Simone Gheri. Andremo da loro tra un attimo perché con loro affronteremo il tema d'apertura della trasmissione di oggi, che è un tema che riguarda anche la Toscana ma che in realtà è più che mai globale in questo momento: la crisi in Afghanistan, i talebani che hanno preso il potere e la conseguenza di migliaia di persone in fuga che adesso cercano accoglienza in regione. C'è stata la prima seduta del tavolo di coordinamento voluto dalla presidenza regionale proprio per decidere come e dove accogliere queste persone. Prima di andare in diretta allora da Patrizia e dal suo ospite Nicolai, però le chiedo intanto questa situazione, ecco, che cosa le suscita, che commento le provoca? Ma penso innanzitutto che quando il giorno di Ferragosto è emerso, insomma, la caduta di Kabul così anche improvvisa, siamo rimasti tutti profondamente colpiti, e i giorni a venire, soprattutto con quelle scene delle persone che si arrampicavano agli aerei per cercare di partire e che poi cadevano al suolo, è stata per me veramente una delle scene più drammatiche di una settimana veramente difficile. Purtroppo questa vicenda noi scontiamo il fatto di un sostanziale fallimento della missione del 2001, che effettivamente, come ha detto il presidente Biden, era partita rispetto al contrasto ad Al-Qaeda, ma che ovviamente nel tempo aveva portato poi anche nell'ottica di favorire, come diceva, enduring freedom, una libertà duratura. E invece purtroppo dobbiamo prendere atto che dopo 20 anni si ritorna a punto e a capo, almeno così pare dalle prime mosse di coloro che hanno preso il potere in Afghanistan. È una situazione in evoluzione, riguarderà tutta, non solo l'Occidente, ma penso tutti i continenti, perché l'Afghanistan, territorio martoriato ma centrale, perché da una parte la Cina, da un'altra la Russia, è il ponte tra l'Estremo Oriente e il Medio Oriente, insomma è un territorio strategico nelle rotte commerciali e geopolitiche, e quindi penso che non è che ci dovrà essere, se c'è un disimpegno militare, un disimpegno dal punto di vista della presenza su questi temi, e quindi dovremo anche vedere domani il G7 e le successive decisioni che verranno assunte. Allora, intanto ci ha raggiunto anche Jacopo Celai, ben trovato. Torno subito anche da lei per un commento ovviamente su questa situazione. Ora però avevamo lasciato in sospeso Patrizia Menghini e Simone Gheri in regione perché vogliamo sapere che cosa è emerso appunto da questo tavolo di coordinamento sul tema dell'accoglienza dei profughi afghani. Profughi non solo, tra l'altro, però andiamo subito da Patrizia che ci dice tutto. Esatto, allora si è parlato del sistema di accoglienza integrato, il SAI, allora, che guiderà il collegamento tutte studio, queste non so se è un problema per accogliere. Solo per noi, arriva tra un attimo, sentiamo Patrizia, proviamo a vedere se ti sentiamo. Sì, allora, ora sì. Non so, vai, se mi sentite, sì. Adesso. Forte e chiaro. Ok. Allora, dicevamo che proprio qui nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati si è tenuto, come dicevi, il primo tavolo tecnico per l'accoglienza. Il sistema è quello chiamato SAI, sistema di accoglienza integrato, che è un po' quello che avevamo già visto per lo SPRAR. Sappiamo il numero degli arrivi, non lo sappiamo, però sappiamo che 200 persone, alcuni nuclei familiari, trascorreranno in Toscana la quarantena necessaria, lo faranno in alcuni alberghi sanitari individuati, due a Montecatini, una a Chianciano,
uno a Firenze, ma poi c'è anche una serie di persone, 112, che resteranno in Toscana presumibilmente, mentre le 200 persone non è detto che dopo la quarantena si restino appunto qui in regione. 112 persone, dicevamo, che lavoravano con i contingenti militari anche italiani. E quindi si è fatto una regia, di fatto è nata questa regia grazie alle istituzioni, le prefetture di tutta la Toscana, con quella di Firenze a capo, con l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, ovviamente la Protezione Civile e anche associazioni di volontariato, tutti insieme per questo sistema di accoglienza integrato. Sì, la prima risposta è quella appunto della quarantena, quindi l'aspetto sanitario che è competenza della regione e quindi, come ci è stato detto stamani, hanno già individuato la disponibilità di alcune strutture per far fare la quarantena alle persone che arrivano qua. Poi, finita la quarantena, vanno inserite in un percorso di accoglienza e di integrazione. Non sono profughi, sono collaboratori dello Stato italiano, sono richiedenti asilo e l'asilo lo prendono subito in questo caso. Quindi il sistema più adatto per queste persone è stato ritenuto il SAI, come veniva detto prima. Il problema del SAI è che sono alcuni progetti in Toscana per 1500 posti, ma sono già quasi tutti occupati. Vede coinvolti diversi comuni. Quello che noi abbiamo chiesto oggi alla prefettura e alla regione, alla prefettura perché se ne faccia tramite con il ministero, è quello di far uscire il prima possibile un decreto che definisca come si fa l'accoglienza in questi luoghi, o meglio, che allarghi i posti e ci metta le risorse per fare l'accoglienza. Dopodiché procederemo e i comuni procederanno con l'individuazione dei soggetti che gestiranno questi spazi. Tra l'altro queste risorse, ce l'ha detto il governatore a margine appunto della conferenza stampa successiva al tavolo, saranno trasferite dallo Stato, però in questo momento le anticipa la Regione. Sì, nel caso in cui il decreto dovesse, diciamo, tra virgolette, tardare ad uscire, quindi i tempi dovessero rilevarsi troppo lunghi, la Regione, questo è un fatto che apprezziamo molto, ha deciso di anticipare queste risorse, chiaramente previo poi ristoro dello Stato, perché questa è una funzione e un compito del governo centrale. Senta, ma è un agire diverso rispetto ai rifugiati che abbiamo accolto nel passato? Penso alla Siria, penso alla Somalia. No, qui si tratta chiaramente di numeri diversi e soprattutto si tratta di persone che hanno collaborato con lo Stato italiano. E quindi penso che lo Stato italiano li debba riconoscere qualcosa in più rispetto a una persona che scappa dal suo paese perché per motivi economici, per motivi politici. Qui si sta parlando di persone che hanno collaborato con lo Stato, con l'esercito. E quindi anche hanno 200 questi nuclei familiari, 200 persone che verranno a fare la quarantena, ma probabilmente non resteranno in Toscana. Io credo che, ora io non lo so come avviene la cernita delle persone che parte, ma penso che ci sia una priorità alle persone che hanno lavorato con le istituzioni e che le persone sono là a rischio, cioè non è che il primo che arriva il primo viene fatto imbarcare. Io penso ci sia una scelta di questo tipo qui, in modo tale da cercare di garantire le persone che hanno collaborato con chi era là in Afghanistan. Patrizia, vista pubblicata proprio oggi da sì. Sì, c'è anche sì, l'intervista di Nardella con le sue considerazioni. Volevo chiedere a Gary, non so se può sentirmi, l'ONU parla di imminente catastrofe umanitaria, non saranno le poche centinaia ovviamente di cui si parla in queste ore da dover accogliere o quantomeno in fuga dal paese, si parla di milioni di persone che fuggiranno dall'Afghanistan. Volevo sapere da Gary se... come dire, si auspica, si immagina che possa esserci presto una regia anche a un livello superiore, magari direttamente una regia europea, ecco, attorno a questo tipo di operazione, se ci sono già segnali in questo senso.
Io più che europea amplierei ancora di più, c'è un G7, poi c'è un G20, penso che un po' un bel pezzo di mondo se ne debba far carico. Gli Stati Uniti questa. Forse anche un po', no? Se ne debba far carico di questa situazione. Poi è una situazione diversa rispetto ai barconi, cioè i barconi arrivano qui e arrivano in Italia, quindi abbiamo un problema noi di prima accoglienza. In questo caso per ora arrivano con gli aerei presi, con gli aerei di Stato, quindi è chiaro ci deve essere una regia di tutta l'Europa e degli Stati Uniti. E poi quello che accadrà dopo, cioè quanti poi arriveranno anche via terra perché continuerà l'esodo, questo io non sono in grado di saperlo, però no, è auspicabile, è più che necessario che ci sia una regia che va ben oltre l'Italia e anche ben oltre l'Europa. Grazie Patrizia. Luca, grazie. Se hai altre domande, altrimenti... No, grazie. Patrizia, grazie a Patrizia Manghini e a Simone Gheri. Torniamo in studio, ce l'hai, riparto da lei su quello che abbiamo appena sentito. Ma quello che colpisce negativamente, al di là della catastrofe umana di tantissime persone, le immagini che abbiamo tutti visto, che sono state testimoni, in certi casi con immagini agghiaccianti, è il fatto che tutto questo purtroppo era preventivato e preventivabile e si fa fatica a capire le varie nazioni, alcuni organismi deputati ad avere un'influenza, almeno in teoria, in casi del genere. Io penso alla NATO, mi chiedo oggi quale sia la vera forza e la vera influenza da parte della NATO in certe situazioni, perché comunque l'operazione di uscita dagli Stati Uniti era preventivata, si discute nei termini, era settembre piuttosto che agosto, era agosto piuttosto che giugno, ma era tutto preventivato. Certo, si sapeva che doveva essere un'uscita che comunque evitasse quello che è accaduto, ma nessuno poteva firmare sul fatto che fosse impossibile quanto accaduto. E allora viene da pensare cosa si è fatto fino ad oggi. Cioè, lo stesso adesso attenzione giustamente si mette sulla catastrofe di queste persone, la loro ricollocazione, l'attenzione verso le loro esigenze. Perché non è stata messa politicamente nei confronti di un'azione militare, diplomatica, che doveva essere fatta dalla NATO, dalle nostre forze, anche dall'Italia come peso in quanto essa membra, in quanto ovviamente parte internazionale in questo senso. Questa è la prima cosa. La seconda, ascoltando le parole ora del presidente dell'ANCI, ha detto una cosa che purtroppo è corretta: nessuno può garantire chi stiamo portando dentro casa. Cioè, è chiaro che si spera che la maggior parte siano persone che collaboravano con chi, tra virgolette, li aveva liberati dai talebani e via dicendo, ma nessuno può avere una patente di identità in questo senso. Quindi c'è anche un secondo approccio che lascia, cioè, tutta una serie di margini aperti. La terza adesso è, ripeto, la ricollocazione più generale a cui lei faceva riferimento, visto che si parlerà non di centinaia di persone ma di centinaia di migliaia di persone. Adesso anche in questo l'Europa dovrebbe essere, e non soltanto l'Europa, è giusto, però dove non vediamo mai la prontezza a fare certi programmi rispetto a situazioni purtroppo si sa che sono esplosive come questa e potevano andare. L'importante è che non si agisca in ordine sparso, non è una gara chi è più bravo, chi deve essere più veloce e più accogliente, qui deve essere una capacità di organizzare, perché una volta le persone le abbiamo accolte in un territorio dobbiamo dargli anche la possibilità poi di arrivare a una loro indipendenza. Questo deve essere sempre l'obiettivo. L'immigrazione mi dà l'impressione che stia tornando, come dire, uno tra i temi principali della campagna e del dibattito elettorale in Italia. Forse era un po' uscita dai radar ultimamente e questa vicenda drammatica, ma sì, anche lo riporterà, capito, probabilmente sì, all'attenzione. Si sposa con la notizia, se uno leggeva le cronache locali stamani, insomma, finisce il blocco degli sfratti. Giusto, abbiamo una realtà, sì, come la nostra, si parla di 34 sfratti al giorno, 1400 in un mese e via dicendo, ci sono tutta una serie di situazioni che vanno messe insieme, ecco. Quindi in questo senso, per questo c'è bisogno di ordine e cercare di capire che cosa si vuol fare in questo senso. Ma la situazione in Toscana qual è in questo momento sul tema dell'accoglienza? Perché in altri periodi storici, diciamo così, in cui c'era maggiore attenzione, si faceva anche più la conta delle presenze, delle disponibilità. Adesso si sono un po' spenti i riflettori che inevitabilmente, come dicevamo, si riaccenderanno. Ma come diceva il direttore di ANCI, allora, innanzitutto la questione dei profughi che vengono dall'Afghanistan, ma
più che profughi, penso però nel caso delle persone di cui attualmente stiamo discutendo non sono profughi, sono collaboratori che hanno lavorato con i nostri militari e con le nostre istituzioni, e ovviamente il governo ha fatto, facendo degli elenchi, nel senso, leggevo che il governo stima 2.500 persone, i collaboratori che devono essere appunto trasportati in Italia. E ovviamente queste sono persone che hanno lavorato con i nostri militari, con le nostre istituzioni, e che sono a rischio della vita perché hanno collaborato con il nostro paese. Quindi noi, secondo me, abbiamo anche un dovere, certo, rispetto a queste persone che ora svolgono e hanno un rischio oggettivo per la loro vita, per aver dato mano ai nostri militari. Quindi io penso che noi abbiamo il dovere di dire che queste persone non possono essere abbandonate a loro stesse. Sulla questione, ovviamente, come veniva detto, entrerebbero all'interno del sistema SPRAR, dell'ex SPRAR, che ora si chiama diversamente, che è un meccanismo attivato dal governo assieme ai comuni, è il livello più avanzato che avremo. Probabilmente i numeri di cui stiamo parlando a livello nazionale sono ampiamente gestibili. Il tema è se nelle prossime settimane dall'Afghanistan partono altri tipi di ondate migratorie, ma questo va capito anche come la situazione che lì si verrà a creare. Attualmente stiamo parlando di persone che hanno servito il nostro paese cooperando con i nostri militari, quindi penso che sia doveroso dire che queste persone non possono rischiare la loro vita per aver dato mano ai nostri militari. È più che doveroso che noi ce ne facciamo carico. Il percorso ex SPRAR, adesso sai, è il percorso nella nostra legislazione più avanzato, e penso che la Regione abbia fatto bene subito a riunire i comuni, perché ovviamente passa molto da questo. Chiaramente nel nostro paese l'immigrazione è una questione della competenza del governo centrale, si può essere favorevole o meno in un rapporto che è gestito dalle prefetture in gran parte con i comuni. La Regione ovviamente non per questo continuerà a fare la propria parte, perché insomma è una questione che ci riguarda, e perché comunque penso che la Toscana ha anche una tradizione di solidarietà che ora è effettivamente in un momento in cui dobbiamo darne un'ulteriore dimostrazione. Favorevole o meno ce l'hai, è preoccupato per quello che può succedere? Su quello che diceva ora rispetto alla tutela di chi ha collaborato, per carità, io purtroppo mi pongo il problema del fatto che veramente tutti quelli che poi arriveranno saranno quelli che hanno collaborato. Onestamente, non mi meraviglierei se dovessi guardare anche uno scenario internazionale. I casi di infiltrazione in questo caso mi sembrano una strategia abbastanza comune e sensata. Quindi bisogna sperare che noi abbiamo una sorta di, un servizio di intelligence locale e internazionale tale a riconoscere persone che magari non sfruttino i nostri sistemi di accoglienza, cioè bene in Italia quello che poi sta con i talebani. Ora, finché si parla solo dei collaboratori, forse è più semplice, io non sono laggiù, quindi non lo posso dire se è più semplice, immagino che ci sia dei riferimenti. Più avanti questo diventerà una grande difficoltà, ma ripeto, è l'assenza e il silenzio totale, compreso dell'Italia, perché vorrei chi mi dicesse sul panorama politico si sia parlato della strategia degli Stati Uniti in uscita in Afghanistan negli ultimi mesi prima di tutto quello che è successo. Io non ricordo una parola. E allora forse lì, ripeto, essendoci la NATO a fianco degli Stati Uniti, per poi sentire il segretario della NATO che dice beh, abbiamo fatto tutto insieme agli Stati Uniti, di conseguenza se ne vanno loro, ce ne andiamo anche noi. Evidentemente non può più funzionare così, né si può delegare soltanto agli Stati Uniti tutto quanto. La verità è che questo ricorda per certi versi l'altra cosa terribile più vicina che abbiamo vissuto, e cioè la scelta della Francia in modo particolare di attaccare la Libia con tutte le conseguenze che ne derivarono. Scenari diversi ovviamente per la loro situazione, ma parallelismi rispetto a cosa servono gli organismi europei e poi al fatto che subiamo clamorosamente la scelta di altre nazioni, in quel caso ancora peggio della Francia, perché venne a agire su un territorio sulle cui conseguenze poi non erano a casa loro ma sono a casa nostra, perché poi la conseguenza di quello che è accaduto in Libia l'ha pagato l'Italia. Quindi questo è quello che secondo me ci deve insegnare. Poi aggiungo e chiudo subito un'altra cosa: io mi auguro anche in questo sia
un ragionamento corretto fra le forze politiche per capire di cercare sempre di coniugare all'accoglienza il tentativo, lo dicevo prima, di rendere queste persone indipendenti, qualunque esse siano. Cioè, ben venga la possibilità di dare una mano, ben venga in questo caso tutelarle, necessità ovviamente di metterle in condizioni poi di poter camminare con le proprie gambe. Perché nei progetti SPRAR che si richiamavano, almeno in Toscana, io ho visto di tutto, perché sono state accolte persone, anche i cosiddetti migranti economici, su cui si potrebbe parlare un'infinità, che poi abbiamo visto anche in territori, per esempio fuori Firenze, non fare nulla, essere pagati, in cui veniva pagato un vitto, un alloggio, non avevano da fare niente, manco l'obbligatorietà del corso di italiano, manco un provare a cercare un minimo di imparare, un minimo un lavoro. Che si fa? Su questo dovremmo crescere e trovarci, penso, tutti d'accordo. Su questo, tra l'altro, come dire, cioè, c'è un'opinione bipartisan in questo caso, perché più o meno le parole del sindaco Nardella su Firenze stamattina, su, come dire, sulla necessità anche di trovare una strada poi per il futuro di queste persone nel nostro territorio, andavano in questa direzione. Visto che tutti i temi sono legati, inizialmente ci sarà anche un problema di quarantena che queste persone quando arrivano da noi dovranno affrontare, e questo ci porta a parlare di coronavirus. Ci vediamo in servizio con i numeri di oggi e poi approfondiamo un po' l'andamento tra poco con un altro collegamento. Aumentano i numeri dei reparti Covid, ma diminuiscono quelli delle terapie intensive. Con i dati dell'ultimo bollettino sull'emergenza coronavirus, i positivi ricoverati nei reparti Covid degli ospedali toscani sono 407, 15 in più rispetto a questa domenica. Tra questi, 41 in terapia intensiva, 2 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, 3 i nuovi decessi, 2 uomini e una donna con un'età media di 65 anni, numeri che comunque lasciano la Toscana non distante dalla soglia di occupazione fissata dal governo per il ritorno in zona gialla. La settimana dal 16 al 22 agosto, per la prima volta dopo quasi 2 mesi, ha fatto registrare un lieve calo di casi e incidenza ogni 100.000 abitanti, discesa confermata anche dall'ultimo bollettino regionale. I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 434 su 6.583 test, di cui 5.258 tamponi molecolari e 1.325 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,59%, che sale al 14,5% sulle prime diagnosi. Lunedì 16 agosto i nuovi positivi erano 527, con un numero minore di tamponi analizzati e un tasso di positività sulle prime diagnosi vicino al 20%. Per quanto riguarda la diffusione del contagio nelle fasce d'età, assistiamo ad un'impennata tra gli under 18, ben oltre il 25% del totale. Collegato con noi c'è il dottor Fabio Völler dell'Agenzia Regionale di Sanità, ben ritrovato a Primo Piano. Le chiedo questi numeri di oggi. Negli ultimi giorni è arrivato il commento dalla regione nel fine settimana, abbiamo visto in realtà, come dire, una diminuzione dell'incidenza, una diminuzione generale dei casi se calcolati nell'arco di una settimana. Che vuol dire tutto questo? Che il rischio di zona gialla in realtà è più basso di quanto si pensava qualche giorno fa, oppure no? Ci spieghi lei. Ma sicuramente lo stiamo assistendo a una diminuzione dei casi, l'incidenza settimanale anche con i dati di oggi è confermato il calo. Dal punto di vista dell'età, questo essenzialmente della composizione dell'età dei nuovi casi, stiamo vedendo che finalmente, fra virgolette, sta diminuendo il tasso di incidenza della fascia età 15-19 e 20-24. Quindi questo è sicuramente l'effetto combinato mano a mano delle ferie che stanno finendo. Sappiamo che sono poi la popolazione giovanile che si muove molto sul territorio, ma anche fortunatamente di una campagna vaccinale che anche su quella fascia d'età sta cominciando ad avere il suo effetto. In prima dose la popolazione sotto di 20 anni è arrivata a circa la metà, ora quella fra 20 e 30 è quasi al 70%. Questo ovviamente, pur sapendo che il vaccino non riesce sempre a coprire dalla diffusione del contagio, ma dà una grandissima mano anche nella diminuzione del contagio, sono gli elementi che ci fanno sperare di arrivare alla riapertura delle scuole in una situazione, diciamo, positiva anche per quanto riguarda l'incidenza dei casi. Senta, abbiamo imparato ormai, visto che di fatto siamo nella quarta ondata, che prima si vedono aumentare i casi, cioè prima si vede, diciamo, il movimento sui casi e poi questo qualche tempo dopo si riflette su l'occupazione dei posti letto in ospedale.
Il fatto che i casi stiano rallentando, così ci ha detto, almeno sul medio periodo, quando dovremmo vedere questo riflesso anche negli ospedali? Per quanto riguarda gli ospedali, solitamente diciamo è 10-12 giorni il lasso di tempo dopo il quale si vede, no, l'andamento della curva dei casi riflettere anche su quella dei ricoveri. Ricordandoci che ora in ogni caso i numeri, soprattutto quando guardiamo le terapie intensive, sono numeri talmente piccoli per cui le variabili in gioco possono essere tante, quelle che entrano in gioco. Se, come stiamo vedendo, colpisce i ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, colpiscono fortemente soggetti non vaccinati, è chiaro che lì ancora abbiamo una quota di persone che non sta accedendo alla campagna vaccinale. Non è più un problema di dosi a questo punto, ecco, ricordiamocelo e diciamolo sempre: a questo punto è la responsabilità del cittadino l'affacciarsi alla vaccinazione. Questo può essere ad esempio un elemento che poi può avere sganciato, diciamo, dalla numerosità dei casi. L'ultima cosa che le chiedo brevemente, poi la lasciamo al suo lavoro: tutto risolto sul fronte dell'attacco hacker, che poi insomma non è stato esattamente un attacco hacker, come è andata? Allora, fortunatamente era un virus sicuramente un po', come posso dire, un virus sicuramente importante, però dobbiamo anche dire sono virus che noi fronteggiamo solitamente anche 5-6 volte l'anno e che solitamente non portano a problemi. Stavolta ha trovato una porta purtroppo di accesso e è andato a, insomma, in qualche modo a, fra virgolette, distruggere una parte dell'elaborazione dei dati statistici, e quindi non dati sensibili, ricordiamocelo bene, solo dati statistici epidemiologici, ma la fortuna anche di avere, diciamo, un gruppo di professionisti ben allertato da questo punto di vista ha fatto sì che tutte le copie dei dati vengono fatte giornalmente, quindi siamo riusciti a tornare alla copia del giorno prima, quindi una copia praticamente sovrapponibile a quella che avevamo perso, e nel giro di 3 giorni siamo essenzialmente ripartiti a pieno regime. Mi dispiace che poi abbia avuto tutta questa rilevanza, perché non era una, diciamo, non era un vero attacco. Capirà che anche il titolo veniva bene, insomma, perché il virus che attacca l'Agenzia di Sanità è come dire, diventa tutto bello anche da raccontare, bello, insomma, tra virgolette, diciamo, anche divertente da raccontare. È detto ciò, tutto bene, insomma. Ecco, il fatto che sia andato poi tutto bene alla fine ci rende più tranquilli. Grazie, lasciamo al suo lavoro, dottor Fabio Völler, che ha questioni più importanti di queste battute di bassa lega di cui occuparsi. I numeri in politica si leggono e si interpretano, e allora vi chiedo che idea vi siete fatti, perché poi a seconda di dove li si guardano, c'è chi dice che sui vaccini siamo in linea, siamo messi meglio altre regioni, e chi dice no, siamo messi peggio. Siamo messi meglio o peggio? Onestamente io non ho fatto un parametro con le altre regioni. Mi pare, da quello che leggo e vedo, che ci sia comunque una rilevante partecipazione della gente, dei toscani, alla vaccinazione. Ora sentivo un po' i riferimenti che faceva, sì, Feller, divisi per fasce d'età, e credo che questo, mi auguro che questo possa essere sicuramente una buona base per evitare di rivedere cose che non vogliamo vedere. Poi sul vediamo prossimamente quanto, a che numeri arriviamo. Certo, è importante anche capire a questo punto di vista la vaccinazione dei più giovani, che mi pare uno dei tratti onestamente più difficili da sciogliere anche rispetto alle posizioni, secondo me, che le persone possono legittimamente prendere. Tra l'altro, tra pochissimo, proprio sulle diverse posizioni, sulla pluralità di posizioni rispetto al vaccino, rispetto all'obbligo, avremo un altro collegamento. Intanto chiedo anche a lei, Nicolai, se come dire, la lettura dei dati è politica, talvolta, se siamo in ritardo o meno. Ma allora, innanzitutto, ci sono elementi oggettivi. Stamani proprio è stato reso noto da parte del governo, la Toscana è la terza regione in Italia nel rapporto
tra dosi che ci sono state consegnate e dosi somministrate, Lombardia, Molise, Toscana. Questi sono i dati del commissario straordinario, quindi diciamo da questo punto di vista è un criterio importante il fatto che di essere appunto tra le prime regioni in Italia, tra le dosi che ci sono state consegnate e quelle che sono state, diciamo, di somministrazione, ovviamente è un elemento rilevante e bisogna ringraziare tutti gli operatori sanitari, i volontari. Io questi giorni ho visto i camper nelle località turistiche fino a mezzanotte, la Croce Rossa, le altre associazioni, i medici a fare i vaccini. Insomma, c'è una grande macchina fatta di operatori sanitari e volontari a cui dobbiamo dire veramente grazie. Ci sono, allora, rispetto, diciamo, a questi dati, due elementi, secondo me. Uno, a livello nazionale, è che ancora ci sono circa 4 milioni di persone con più di 60 anni che non hanno ancora il vaccino. E questo è un elemento molto preoccupante, perché ovviamente purtroppo sappiamo che soprattutto in questa fascia d'età in caso di contagio l'ospedalizzazione è molto più facile. L'altro purtroppo. Tema? L'altro tema invece, questo positivo, che fra i 20 e i 30 anni c'è una risposta che è maggiore rispetto ad altre fasce d'età. Quindi i giovanissimi magari stanno lì dando una lezione positiva. Ha suscitato maggiore fascinazione anche. No, forse io penso, essendo persone che magari un tema anche in palestra, vanno fuori a cena, il tema del... Io ho 39 anni, ci stanno dando lezioni, insomma, sulla mia fascia d'età, sì, a proposito, c'è una risposta maggiore, e questo io penso sia un segnale positivo. Green Pass, dei temi legati all'obbligatorietà, stamani il governatore Gianni ha detto: non mi meraviglierei se dovesse essere introdotto tra qualche tempo l'obbligo del vaccino. Ha fatto questa considerazione. Intanto faccio vedere questo servizio e poi abbiamo un collegamento per parlare ancora di questi temi. Primo giorno in cui alla 1R nella mensa aziendale viene chiesto il Green Pass, così come in tutte le mense aziendali, dopo la precisazione da parte del governo a cavallo del Ferragosto. Sentiamo allora come si sono organizzati nella prima azienda Orafa Aretina. In mensa i posti si sono sensibilmente ridotti, i tavoli da 6 sono diventati da 2 posti e sono stati organizzati 3 turni per evitare assembramenti. Inoltre l'azienda, come fa da un anno e mezzo a questa parte, ha messo a disposizione dei dipendenti tamponi gratuiti. Questa mattina tutti coloro che si erano prenotati hanno aderito allo screening, domani sarà ripetuto. È un rientro con un po' di incertezza sicuramente, perché non dobbiamo discriminare nessuno, dobbiamo garantire comunque il pasto a tutti. Abbiamo fatto un'organizzazione per quanto riguarda i tamponi oggi e domani, quindi già chi non avesse il Green Pass al momento che ha il risultato del tampone può accedere almeno per 48 ore alla nostra mensa aziendale. Abbiamo anche messo in atto, lo avevamo già ma l'abbiamo ripristinato, un locale interno che prevede tutti i distanziamenti e una serie di postazioni per la somministrazione al sacco e per mangiare praticamente il cibo da asporto, distanziati con plexiglass a oltre 1,80 m di distanza. Quindi sostanzialmente penso che abbiamo fatto tutto quello che era il nostro era possibile fare per garantire a tutti il pasto all'interno dell'azienda. Poi c'è anche chi andrà a casa, quindi penso che non ci saranno problemi. Naturalmente il rientro è stato un po' complicato. Allora, in collegamento con noi via Skype c'è l'avvocato Tiziana Vigni, che assieme al suo collega Daniele Granara ha curato il ricorso presentato, abbiamo letto, in Toscana da circa un migliaio, poi ci dirà lei esattamente quanti sono, contro l'obbligo del vaccino, diciamo così, per i dipendenti della sanità, o meglio, per chiedere l'annullamento delle sanzioni che le ASL si avviano a comminare nei confronti di chi non ha, diciamo, adempiuta all'obbligo del vaccino. Avvocato, mi sente? Buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio, sì, la sento. Quanti sono poi esattamente, lei lo sa, insomma, quelli che hanno presentato questo ricorso, e poi veramente in maniera sintetica, poi veniamo anche sui temi, diciamo, un po' più politici, un po' più ampi, su quale punto in particolare fa leva questo ricorso?
Allora, i sanitari che si stanno, diciamo, che sono già dinanzi al TAR sono circa 1.000. Quelli che si stanno attrezzando per presentare un secondo ricorso sono circa 200, quindi un totale di 1.200 persone destinato ad aumentare. Contiamo di arrivare intorno ai 1.500, quindi insomma tanti. Le chiedo se ci può anticipare se anche il mondo scolastico si sta rivolgendo a voi, visto che anche lo Ma stesso tema si riflette anche sulla scuola. è molto semplice, sono delle ragioni, credo almeno due ragioni fondamentali. Uno, che non è conosciuta né conoscibile la soglia di rischio, nel senso che, come dicono i bugiardini, non sappiamo gli effetti, naturalmente a medio e lungo termine, di questa terapia genica, non la chiamerei io vaccino, francamente, chiamerei terapia genica, da informazioni genetiche, i sanitari che sono addetti ai lavori, naturalmente temono questo tipo di vaccino. E secondo me giustamente, perché vede, capisce, laddove il futuro si presentasse, diciamo, il conto, perché noi effettivamente questi effetti collaterali ci possano essere. Io ne ho già contezza, so già che moltissime persone si stanno rivolgendo a me per chiedere i danni da vaccino, quindi non sono neanche a medio termine, sono già a termine quasi immediato, voglio dire. E allora è chiaro che noi potremmo, lo scenario potrebbe essere quello di una serie di invalidi che poi il sistema sanitario come li affronta? Questa marea di persone, magari malate croniche, che potrebbero appunto subire gli effetti avversi dal vaccino. Noi abbiamo uno stato di welfare che lentamente si sta sbriciolando. Non sappiamo neanche come curare ovviamente questi malati. E poi siamo sicuri che gli effetti avversi, il cosiddetto nesso causale, verranno riconosciuti? Perché a me sembra francamente che non si parli di questa cosa, complice anche un'informazione da terzo mondo che purtroppo ha creato paura, 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 ma non ha voluto mai confrontarsi democraticamente e civilmente con chi invece ha dei dubbi sul vaccino. Ma Questo proprio per questo mi sembra che insomma, naturalmente. noi abbiamo aperto No, l'invito anche a appunto, lei. la salvo, ma lei mi pare sia una voce fuori dal coro. In generale, io mi hanno proprio per questa eccezionale, come dire, adesione a questo ricorso, io ho accettato, mio malgrado, un'intervista alla RAI, una TV di Stato che dovrebbe fare una informazione vera, no? Ovviamente per tutti i cittadini, anche perché io purtroppo pago il canone, sono costretta a pagare un canone. Ho fatto un piccolo intervento, sono stata tagliata completamente, poi Cecchi Paone ha giocato al tiro al bersaglio, senza nessuna replica. Se questo le sembra un'attività informativa corretta, quindi la ringrazio infatti. Devo dire che No, le TV guardi, ora, però aspetti, aspetti, regionali sono molto più serie. Prego. rispetto all'essere voce fuori dal coro, io mi limito a fare il mio mestiere, cioè cerco di dare voce Appunto, e a mi fa tutti. Sì, parlare almeno, mi fa parlare, e questo già è un miracolo che la faccio parlare e la faccio confrontare anche Certo. Beh, intanto mi faccia con chi è in parlare, studio. poi ci confronteremo. Ecco, questo volevo dire. Intanto mi faccia parlare, la ringrazio per questa cosa che sembra strana, ma è molto difficile di questi tempi. No, ma io infatti, proprio perché il 6 settembre, se non sbaglio, il TAR si dovrà pronunciare, proprio perché c'è un rischio comunque che una fetta, poi insomma, più o meno consistente, però di sanitari si trovino fuori dal lavoro, il che potrebbe poi rappresentare una problematica anche per l'attività degli ospedali, mi interessa capire ecco, su cosa è fondato questo ricorso. Ma Eh, glielo ho sì. già detto che non sono conoscibili né conosciuti gli effetti avversi dal vaccino. Già dal 2002, e in particolare con la sentenza, a dire il vero, dal luglio 2004, con la sentenza di Valerio, la cosiddetta sentenza Unida, noi era il vaccino, dal punto di vista giuridico. Sto parlando l'obbligatorietà vaccinale dal punto di vista giuridico è una possibilità assoluta ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, perché è chiaro c'è un obbligo da parte dei consociati di solidarietà dinanzi a un tema così importante come la salute pubblica, che non può essere disatteso, no? Ecco, però ripeto, la Corte Costituzionale, sia con la sentenza Unida del 2004 e poi con la sentenza Cartabia, la numero 5 del 2018, ha detto molto chiaramente che dobbiamo, cioè il legislatore deve individuare
e con la maggior precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione. Oggi noi non sappiamo, non abbiamo perimetrato la soglia di rischio e allora obbligare è un atto criminale, secondo me. Questa è la verità, purtroppo. Quindi, senz'altro raccomandare, io non sono contro le vaccinazioni, ho un familiare, i miei familiari sono tutti vaccinati, per esempio. Devo dire che sono molto delusa della politica vaccinale sanitaria anche in Toscana, perché mio figlio ha avuto una reazione avversa da Pfizer a proposito dei giovani, molto grave secondo me, un mese di febbricola, stanchezza cronica insopportabile, ho mandato una PEC al mio medico di base, nessuno si è fatto vivo per verificare, controllare. Mi dicono oggi i miei sanitari che nelle terapie intensive la maggior parte sono vaccinati, i malati da Covid. Allora questo contrasta con quello che leggiamo, però. Io non dico sciocchezze, dico la verità. No, per cortesia, lei ha una sua verità, ho una verità anche io. Allora, per cortesia, l'ascolti, le dico, mi comunicano, poi naturalmente questi dati, vorrò una ufficializzazione di questi dati, mi comunicano, parrebbe, ho paura a dire la verità. Diciamola questa verità. Parrebbe che i dati, che in terapia intensive ci siano, diciamo, anche i vaccinati. Allora, vogliamo parlare di questo? Oggi ci sono le cure. Ci sono le cure oggi, ci sono le monoclonali. Allora, ci sono... La vaccinazione è un tema complesso, ha capito? Diciamo, la pandemia è un tema complesso, nessuno la nega. Il Covid è pericoloso, tutti abbiamo paura, io ho paura, però probabilmente bisogna cominciare ad affrontare questo tema da tanti punti di vista. Il Green Pass non è un buon punto di vista, anche perché le dico, ora tocca ovviamente agli insegnanti. Noi abbiamo la possibilità di fare un tampone che costa 22-23 euro, d'accordo? Ogni 48 ore. Perché non sostenere, per esempio, un salivare a un euro? Perché non fare questo per chi, come me, non può vaccinarsi, per esempio? Io sono una categoria a rischio. Che fine devo fare io se non mi posso vaccinare, essendo una categoria a rischio, nel caso, ovviamente, di una vaccinazione? Allora, questi sono temi importanti. Io non posso essere considerato un cittadino di serie B, capisce qual è il problema? Capisco. Vede quanti temi sono sul tappeto, ha capito? Ringraziandola, le posso chiedere... Prego. Se, come dire, essere, essendo che lei non si può vaccinare, avere intorno un'alta percentuale di persone vaccinate se la rende più tranquilla? No, a me no, francamente, perché io faccio oltretutto, io non sono un medico, non mi faccio fare commenti che non spettano a me. Glielo chiedo. No, non mi rende tranquilla. Non mica da medico. E io, vede, sto stamani raccogliendo le firme, io ho la mia mascherina, che è chirurgica, non è purtroppo meglio l'FFP2, però voglio dire, i sanitari fanno tamponi, per cui insomma facciamo la raccolta firme uno per volta, con le finestre aperte, sì, possibilmente fuori. Quindi io sto attentissima ai protocolli, perché per prima io non voglio ovviamente ammalarmi di Covid, sto attenta, ma ho anche uno stile di vita molto sano. Quindi sto molto attenta, non bevo, non fumo, prendo questo gliene rendiamo merito. Tante, cerco di vivere non in un ambiente non inquinato, ha capito? Sono tante le forme per arginare la pandemia. Ripeto, oggi l'AIFA ha sdoganato le cellule agli anticorpi monoclonali e con una determina, il numero 911, e quindi speriamo nelle cure, speriamo in tamponi, perché la vera svolta sarà quella di tamponi salivari, perché lì veramente potremo monitorare chi, anche i vaccinati, che purtroppo si potranno infettare di Covid, perché lo sappiamo che anche i vaccinati si possono infettare, anche però magari, come dire, non sviluppano i sintomi. E lo devo dire, anche sì, in virtù, ma guardi, lo sappiamo. Non lo sapete abbastanza, che non lo dite. Vabbè, anche in virtù delle varianti. Guardi, lo diciamo, magari non ci ha sentito. Tampone. Diventa molto importante il tampone. Avvocato, un tampone accessibile a tutti, non invasivo, e a costo zero. La devo salutare perché dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Grazie per essere stato con noi, l'avvocato Vigni. Arrivederci. Cercavamo di capire appunto quali erano i punti di questo ricorso, perché ci preoccupa quella che può essere la conseguenza sulla sanità. Il tema dell'obbligo. Gianni dice: non mi meraviglierei. Lei si meraviglierebbe? Il tema dell'obbligo è una questione costituzionale, una questione di diritto. Infatti mi sono meravigliato delle argomentazioni dell'avvocatessa, perché
ne ha parlato solo successivamente, ha parlato come prima del fatto che non ci sono garanzie sufficienti e sufficientemente attendibili nel futuro per la persona che decide di fare il vaccino. Io credo che questo sia uno degli aspetti, ma il punto è che è anche una debolezza, infatti. Attenzione, l'Europa non ha dato l'obbligo vaccinale ai suoi consociati, questo è un dato di fatto, ma non lo fa perché bisogna capire effettivamente se e come, io non sono un avvocato, nemmeno un esperto di diritto, però si configura un tema rispetto a pesi e contrappesi sulle libertà e doveri costituzionali. In questo senso. Si sa che da noi il principio sanitario è comunque il trattamento volontario della persona, tranne casi particolari, come possono essere quelli, no, quando si vede un TSO, cose di questo tipo, ma altrimenti c'è la volontarietà da parte della persona. Questo è un aspetto su cui, secondo me, è proprio un piano di diritto che è difficile. Io credo su questa questione, invece, andando un pochino nel concreto, quello che lascia molto molto perplessi è il pensare all'obbligatorietà per alcune categorie rispetto a altre. Cioè, io capisco su un piano generale, uno pensa al medico perché chiaramente ho il medico a che fare il paziente, magari il paziente, via dicendo, tutto quello è la struttura dell'ospedale, anche un ignorante, nel senso che non conosce bene la struttura, pensa sia una struttura più a rischio, no? Abbiamo sempre parlato in questo senso. Però mi chiedo come sia possibile, allora, per esempio oggi, che questo non riguardi il supermercato, dove io vedo e continuo a rivedere cose già nel mio piccolo denunciavo in consiglio comunale ai tempi del lockdown, quando si vedeva un ammasso di persone nei corridoi e anche in prossimità. Quando era l'epoca, diciamo, di quelli che svuotavano. Esattamente, quando c'era solo il tema della mascherina e del distanziamento. Sì, sì. E di questi dipendenti, disgraziati supermercati, che allora non erano stati considerati fra le categorie a rischio da vaccinare nella prima fase in cui si è scelto, e qui ci ricordava bene anche la Toscana che ha combinato con le varie vaccinazioni. Quindi è più garantire un'omogeneità, perché secondo me a quel punto è difficile per una persona dire perché io sia un altro no nel momento in cui comunque c'è un rapporto di contatto così stretto, e quindi c'è sicuramente l'ospedale, ma c'è il supermercato, ma c'è la polizia penitenziaria e il detenuto. Ma nessuno sta anche su questo, come si prende il detenuto? Col pensiero? Cioè, e poi per andare, e lascio subito sì. La parola, l'altra cosa incredibile è pensare al Green Pass, che chiaramente è in questo momento lo strumento non avendo l'obbligo vaccinale, perché intanto dobbiamo essere concreti, il Green Pass c'è perché non c'è l'obbligo vaccinale, non è ragazzi che si fa tanti discorsi, questo l'ha capito anche un bambino. Allora, il ristorante ci vai soltanto se ha il Green Pass, ma al bancone del bar, del ristorante o del bar ci puoi andare, ma il dipendente del bar non è obbligato a averlo, non è obbligato nemmeno a fartelo vedere. Allora, questo sta riguardando questa situazione. Ma a scuola, adesso al 1° settembre, c'è la lettera dei presidi che dicono noi non sappiamo, ecco, scuola non vogliamo anticipare, sì, come controlliamo. E poi, e chiudo, ma come si fa a dire sì al Green Pass per il treno interregionale, no al Green Pass per il treno regionale o per l'autobus? Ma scusa, ma iniziamo dove ci si va tutti, nell'autobus, purtroppo o per fortuna, ci si va in tanti e poi lì non ci vuole l'obbligo. Cioè, mi sembra che da questo punto di vista ci sia una confusione che sta creando delle incertezze. Insomma, e la gente vuole essere trattata tutta uguale. Alla fine, al netto delle questioni di diritto, forse l'obbligo avrebbe, come dire, risolto. Allora, la questione dell'obbligo vaccinale penso che sia una questione molto delicata e rilevante. Innanzitutto, la questione dei sanitari. C'è stato il caso di Pistoia, ora vedremo se c'è una correlazione tra il fatto che l'infermiera che non avrebbe ancora vaccinata 5 pazienti e 2 colleghi. Però chiaramente io ho letto un post di un familiare di una persona contagiata e dice: ma come, gli ospedali devono essere luoghi sicuri? E questa è una considerazione, secondo me, banale, però molto chiara ed efficace rispetto al fatto che, ad esempio, deve essere pacifico che per i sanitari debba esserci l'obbligo vaccinale. Allo stesso modo, però, giustamente anche gli autobus, i treni e... Allora, anche questa questione, io ho visto, leggevo stamani che il viceministro della Salute ha detto che il governo sta valutando l'introduzione di obblighi vaccinali anche per altre categorie. Bisogna capire quale sarà l'efficacia e la rispondenza alla campagna vaccinale. Il tema, il vaccino, ormai ho sentito cose, un fiorilegio di cose nell'intervento precedente e
in molte di queste non voglio neanche rientrare, però ci dicono tutti i dati da parte delle istituzioni sanitarie, e io vi dico la verità, io sono laureato in legge, però siccome non sono un medico, personalmente io mi fido di quello che dicono le istituzioni sanitarie nazionali e internazionali, in cui ho piena fiducia, rispetto al fatto che il vaccino evita le conseguenze più rilevanti. E perché il Green Pass? Il Green Pass ci dà la possibilità di riprendere una serie di attività grazie al fatto che è legato alla presenza di anticorpi, quindi o da contagio o col vaccino, sì, oppure con un tampone negativo, che però ci dia la possibilità di non ritornare alle chiusure. Questo noi dobbiamo cercare di convivere anche con questa, l'evoluzione di un virus che è un'evoluzione che ha una serie di regole scientifiche che non sono assolutamente del tutto nuove nella storia dell'umanità, rispetto al quale il vaccino è lo strumento per ora più essenziale. A me piacerebbe, semmai, perché noi nel nostro paese, per fortuna, devo dire, grazie al fatto che il vaccini sì, ce n'è dobbiamo andare ad Arezzo tra in grande pochissimo. Quantità, si finisco, sì. In grandi quantità, e c'è chi non vuole sottoporci, sì, e quant'altro. Ci sono interi paesi del mondo in cui i vaccini non ci sono, e questo è un pericolo anche per noi, perché rischiano di svilupparsi varianti e che magari poi sono resistenti rispetto ai vaccini. Quindi questo, noi in Italia e nel mondo occidentale possiamo permetterci di discutere chi vuole farlo, chi non vuole farlo, e questo soprattutto nelle società democratiche è un segnale di vitalità. Ma pensiamo anche che ci sono interi continenti, purtroppo, dove questo diritto, che nei paesi occidentali è un diritto garantito dallo Stato, non è assicurato, e questo è un problema anche per noi. Dove serve il Green Pass è nel mondo della scuola, dove servirà al momento in cui si tornerà a lezione. Andiamo da Greta Settimelli ad Arezzo per capire quali sono i nodi di questa ripartenza. Greta. Sì, questo Green Pass obbligatorio mi pare di capire che insomma sarà un ostacolo, tra virgolette, in più, ecco, dal prossimo 15 settembre. Beh, anzitutto c'è la questione del controllo, che è una questione davvero complessa, perché io ho scaricato l'app e ho cercato di vedere come funziona, per esempio dall'app che serve a verificare il possesso del Green Pass non si evince in alcun modo la durata del vaccino. Questo significa che noi scuole, e segnatamente i presidi, dovremmo pressoché tutti i giorni controllare tutto il personale, oltre a coloro che vengono dall'esterno a scuola. Anche perché poi in alcuni casi le persone potrebbero anche avere il Green Pass, ma essere quel Green Pass temporaneamente sospeso perché quella persona si è infettata o comunque si è ammalata nuovamente, no? Quindi questo aspetto diventa veramente estremamente complicato. Io ho una scuola abbastanza numerosa sul piano della popolazione scolastica. Ho circa 300 persone che più o meno tutti i giorni entrano a scuola, perché ho 225-230 docenti e poi un'ottantina, una settantina del personale ATA, cioè sarebbero gli amministrativi e i bidelli. Quindi quelli che una volta si chiamavano bidelli oggi sono collaboratori scolastici, no? Se io devo controllare tutte le mattine queste persone, proprio perché non ho una data di scadenza, il lavoro diventa improbo, davvero insostenibile. Come lo farete, così come accade fuori dai musei o fuori dai ristoranti, cioè con le app, con qualcuno che si dedicherà a questo tipo di controllo? Noi come scuola stiamo andando a cercare dei sistemi elettronici di visualizzazione del Green Pass e di verifica in automatico, perché poi lei consideri questo, che alcune scuole hanno, quelle per esempio del ciclo primario, hanno anche una decina di plessi, quindi poi i docenti, anche il personale ATA entrano
ciascuna magari ad orario diverso, i docenti uno entra alla prima ora, un altro alla terza ora, quindi praticamente io dovrei sistemare delle persone di fronte alla sede centrale, di fronte ai plessi, che tutta la mattina non fanno altro che verificare il Green Pass. È ovvio che occorre, però qui non sussiste l'obbligo e questo è il punto debole, occorre un'interlocuzione tra il database della sanità regionale e quello delle singole scuole, certo, come avviene per i vaccini per i quali si pone l'obbligo. Prima di salutarla, i negativi degli alunni non vaccinati ci vengono trasmessi. Prima di salutarla, spesso per chiudere i collegamenti c'è una domanda, ho un po' timore a fargliela perché temo che in questo quadro non sappia neanche lei cosa rispondere, e la domanda è: che cosa chiedete per risolvere questa situazione? Ma intanto, segnatamente per quello che ho detto, che interagiscano i sistemi dei database con le singole scuole, questo è chiaro. E poi che ovviamente che il protocollo per la sicurezza venga chiarito, perché ora non posso elencare qua tutti gli aspetti di non chiarezza, ma tra questi, guardi, ci metto quello di cui si è parlato più spesso ed è quello relativo ai tamponi, che debbono essere rimborsati secondo i sindacati a chiunque, e quindi Novax compresi, e secondo la nostra associazione, che peraltro non ha firmato il protocollo, debbono essere rimborsati, e sembra che questa sia la posizione, sì, l'indicazione del Ministero, solamente ai soggetti fragili. Va bene, ecco, grazie. Sono i temi, Luca, se non hai, sì, altre. No, perfetto, grazie Greta, vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo. Dalla scuola ripartiamo però tra un attimo, perché adesso dobbiamo dare la linea alla regia.